Durante l'estate gli uomini venivano presi e portati via in Germania. È successo a Mangarell. Li cercavano anche quando dovevano guidare le mandrie di mucche che portavano via i contadini e le mandavano lontano. Mio fratello Riccardo stava da un contadino che non voleva lasciarsi rubare le bestie e così ogni tanto le uccideva, in campagna, alla meglio. Noi mangiavamo la carne macellata così. I tedeschi portavano via tutto dove arrivavano. Nelle stalle portavano via tutte le bestie. Noi abitavamo in una casa vecchia dove c'era il battuscio che dava sulla scala di legno per andare di sotto. Vicino a noi abitava Luzi, Fabbri, che quando sentiva dire che arrivavano i tedeschi, perché c'erano sempre le persone che venivano a dirlo quando venivano i soldati, lui passava in casa nostra e andava giù per questo battuscio, scappando in campagna a nascondersi tra i gambi del Gran Turco. A San Clemente c'erano dei fascisti. Uno era il segretario comunale, Antonio Zanzi, che fino all'ultimo rimase certo sulla vittoria finale dei tedeschi, perché diceva che presto avrebbero usato delle armi molto potenti. Era convinto del fascismo, ma era una persona buonissima ed anche generosa. Quando venivano i tedeschi nelle case a cercare gli uomini, diceva sempre che non c'erano, anche quando i soldati indicavano i bambini per dire che se loro erano lì ci dovevano essere gli uomini. Forse anche per lui che a San Clemente i tedeschi ed i fascisti non hanno fatto molti danni. Ritengo che per le sue idee di fascista convinto sia stato un bene che sia morto, anche se ha lasciato una famiglia disastrata, con 5 figli. Prima dell'arrivo della guerra si vedevano i bombardamenti navali lontani, nei porti, fino ad Ancona. Anche qui cadevano le bombe. Ricordo che facevano delle buche grandi e poi venivano gli aerei a mitragliare. Per i bombardamenti erano morte anche delle persone, come le due suore colpite verso il cimitero o la Filuma, dentro un rifugio. Era successo anche a Leonida, che andava a prendere l'acqua nel pozzo dei Cortellini. San Clemente è stato bombardato moltissimo, ci sono state molte distruzioni, a differenza di Morciano o di San Giovanni, dove non c'è stato niente. Nei giorni prima del fronte, noi da San Clemente eravamo sfollati vicino a Castelleale, sotto quella zona che chiamano Ca' Carone. Eravamo una 15ina dentro una buca scavata nella terra, appena coperta con dei legni. Il mio babbo usciva, aveva il coraggio di andare a vedere se la casa era rimasta in piedi. Una volta abbiamo trovato un canadese ferito. I suoi colleghi non erano venuti a prenderlo e così l'ha fasciato un po' mia mamma e poi in 4 l'hanno portato dai suoi, dentro un lenzuolo. Tutti dicevano che stavano arrivando gli inglesi e che la guerra sarebbe finita presto, invece il fronte non passava mai. Questi alleati stavano fermi qui, lungo la strada, e non avanzavano. Si erano messi proprio sopra di noi, a Ca' Carone, e sparavano con i cannoni e i carri armati. Intanto, di fronte a Coriano, c'erano i tedeschi che sparavano e bombardavano verso qua. In uno di questi giorni di combattimenti siamo dovuti andare via dal rifugio perché c'era il rischio che gli alleati ci potessero passare sopra con i carri, schiacciandoci lì sotto. Quello che abbiamo passato è la paura dalle parti di Castelleale. Scappati via dal primo rifugio, siamo andati a Sant'Andrea, dove gli inglesi erano già arrivati. Anche laggiù, per molti giorni, ogni tanto arrivava qualche bomba tedesca, tanto che mia mamma stava per essere colpita mentre andava a prendere l'acqua. Eravamo vicino alla scuola, in una casa, anzi, in una stanza sola, dove dovevamo stare in più di 20 insieme ai topi. In quel posto ci siamo rimasti 18 giorni e ci trattavano anche male. A Sant'Andrea ci davano qualcosa da mangiare, ma non era buono. Quell'estate non era stato raccolto e trebbiato il grano, che quindi era rimasto nei campi sotto l'acqua.
Dopo il fronte hanno trebbiato questo grano e fatta la farina, ma non si poteva mangiare. Tutto sapeva di muffa. Non c'era niente, né lo zucchero, né il sale per condire il mangiare. Al momento del passaggio del fronte c'erano tanti soldati, i canadesi e gli inglesi, soprattutto ufficiali, poi i neri e quelli con quel coso in testa, il turbante dei Gurkhas, che venivano mandati avanti in battaglia. Dopo un po' di giorni erano rimasti parecchi inglesi e con loro abbiamo cominciato a far festa. Organizzavamo delle feste anche nel pastificio Ghigi, a Morciano, e ci venivano a prendere. Io poi ero una che amava ballare. Avevo cominciato anche a prendere quel ballo nuovo che facevano loro, il boogie-woogie. Quelli di San Clemente ci criticavano perché andavamo a ballare alle feste degli inglesi. Ma cosa potevamo fare? Non c'era niente. Non avevamo niente per poterci divertire e dimenticare quello che avevamo passato.